vorrei dire che sono oramai 7 anni che noi come CAI Tricesimo organizziamo nel periodo sia in primavera sia in autunno dei cicli di serate divulgative inerenti alla montagna. Siamo sempre più consapevoli che la montagna va conosciuta a 360 gradi. Vedi la flora, la fauna, la conformazione della montagna, le tradizioni, le usanze anche di chi abita nelle terre alte. Abbiamo deciso, vista quello che noi sappiamo tutti, questa pandemia, di proporre questo ciclo di 4 lezioni a distanza per dare una visione più profonda al frequentatore della montagna. Le lezioni verranno poi sviluppate in un ambiente per una maggior completezza e di lato pratico. Con questi approfondimenti vogliamo scoprire ciò che la natura sovente sa anche celare. Come CAI è nostro dovere divulgare la cultura alpina ai nostri soci e non per maggior conoscenza delle terre alte. Per questo il Consiglio del CAI di Tricesimo, di cui mi associo, vuole essere grato al professor Casolo per l'impegno e la dedizione a questo lusinghiero progetto che proprio questa sera ha inizio con il titolo La vegetazione di alta quota, ecologia, adattamenti, dinamiche. Valentino, vai. Ti ringrazio. Grazie a te, Emi, grazie a tutti gli amici del CAI, grazie ad Adolfo che ci ha dato una grossa mano in questa organizzazione, grazie alla collega Ivana Bassi che in questo momento sta gestendo il canale. Allora, iniziamo a parlare della vegetazione di alta quota, sottotitolo Ecologia, adattamenti, dinamiche, che adesso pian piano capiremo di cosa stiamo parlando. Il punto fondamentale però, se vogliamo capire di cosa stiamo parlando, è sapere cos'è una pianta. Beh, noi non è che lo sappiamo benissimo cos'è una pianta, stiamo studiando per capirlo e questo è un processo che l'uomo sta facendo da quando ha iniziato praticamente la scoperta dell'agricoltura, quindi circa 17.000 anni. Beh, una definizione generale di pianta molto semplice è che la pianta è un organismo vivente fotoautotrofo, quindi in grado di effettuare la fotosintesi, dotato di organi formati da tessuti specializzati. Un organo in grado di effettuare la fotosintesi. Cosa vuol dire? Vuol dire che diversamente dagli animali e dai funghi, le piante possono prodursi la materia necessaria per crescere e riprodursi. Come? Attraverso la fissazione del diossido di carbonio, più conosciuta volgarmente come anidride carbonica, grazie all'energia luminosa che ricevono dal sole. Che una pianta sia fatta da organi e tessuti specializzati vuol dire che ci sono degli organi come le foglie che sono appositamente costruite da milioni di anni di evoluzione al fine di effettuare proprio questo processo della fotosintesi e un altro importantissimo processo che vedremo che è la respirazione. Abbiamo delle radici che servono al assorbimento dell'acqua, dei nutrienti dal suolo e infine abbiamo fiori, semi e frutti, che sono gli organi deputati alla riproduzione sessuale. Sottolineiamo deputati alla riproduzione sessuale, perché come vedremo, cosa importantissima per le piante, esiste anche una riproduzione non sessuale, una cosa che gli animali non possono fare, ma che per le piante è importantissima. Perché ho subito introdotto il concetto di animale? Perché per capire quello di cui stiamo parlando, dobbiamo in qualche modo pensare come una pianta, se non fosse che pensare come una pianta è un trucco semantico. Infatti, le piante non pensano, non secondo come intendiamo noi con la lingua italiana, ma le piante sono comunque sensibili. Allora forse dovremmo fare una cosa diversa. Dovremmo metterci nei panni di una pianta. Ed è questo il motivo per cui qui vedete proiettata questa straordinaria scultura di Gian Lorenzo Bernini, Apollo e Dafne. Perché Dafne, per scappare dalla concupiscenza di Apollo che voleva possederla, diventa una pianta e quindi un essere, una ninfa in questo caso, che si mette nei panni di una pianta. E attenzione, in questo caso il mito greco è quanto mai calzante, secondo me, perché pensate cosa fa la ninfa Dafne, che diventa un alloro. Per scappare al suo presunto amante, diventa un qualcosa che è ora inamovibile, cioè per fuggire
si vieta di scappare, fissandosi al terreno e diventando una pianta, diventare un qualcosa di diverso, un qualcosa che per Apollo non è un oggetto di desiderio. Questa metafora è straordinaria perché ci dice una cosa importante: la pianta è completamente diversa da noi, non completamente, per un 50% di geni. Quando ci dicono che le piante ci assomigliano molto, questo vale per un 50% del patrimonio genetico. Pensate che uno scimpanzé ci assomiglia per il 98-99%. Un altro mammifero ci assomiglia per un qualcosa come il 95%. Di conseguenza, un 48% di una banana rispetto a un uomo è qualcosa di molto diverso. Ma questa fissità di Daphne ci insegna un'altra cosa importante: la pianta deve saper sopravvivere a qualsiasi attentato che la natura addossa su di lei, quindi qualsiasi disturbo, qualsiasi minaccia, senza scappare, senza muoversi come fa gli animali. No, la pianta deve in qualche modo rimanere ferma e esercitare quell'insieme di funzioni che la rendono in grado di sopportare le angherie del clima, degli erbivori che cercano di mangiarsela, del terreno che a volte non è tale da permettere l'assorbimento dell'acqua, del sole che a volte può essere troppo violento. Ecco cosa intendo io per mettersi nei panni della pianta, cioè cambiare il nostro punto di vista, pensare che dobbiamo stare fermi. Cosa c'è di diverso tra pianta e animale? Il movimento, l'abbiamo appena detto, la fotosintesi. La pianta si procura il cibo attraverso la fotosintesi, l'animale no, l'animale deve mangiare qualcos'altro che ha fatto la fotosintesi. Quindi gli animali sono consumatori di masse, siano esse masse vegetali, come nel caso degli erbivori, siano esse masse organiche animali, come nel caso dei carnivori, o entrambe, come nel caso degli onnivori. Ma la differenza essenziale sta nella cellula. In questo momento vedete una rappresentazione schematica della cellula vegetale. Che cosa è la cellula animale? Beh, innanzitutto una parete cellulare. Infatti, le cellule animali non sono provviste di questo rivestimento che è principalmente formato da cellulosa. Poi ci sono altre sostanze sempre formate da carboidrati complessi e in più c'è la lignina. Cioè un involucro rigido. A cosa serve l'involucro rigido? L'involucro rigido serve a mantenere i tessuti della pianta in qualche modo consistenti, perché la pianta rimane ferma, legata al terreno. E l'altro organo che permette alla pianta di rimanere in qualche modo con tessuti turgidi è il vacuolo. Il vacuolo, che è un grande, grande per modo di dire, siamo all'interno di una cellula vegetale misura grosso modo 100 micron, quindi un decimo di millimetro, quindi grande nel senso del volume occupato all'interno della cellula. Il vacuolo, che grazie alla sua funzione idrostatica, quindi come un polmone idraulico, spinge verso l'esterno. L'altro organello fondamentale che la pianta e l'animale non ha, oltre al vacuolo, è il cloroplasto. Il cloroplasto è l'organello della cellula deputato alla fotosintesi. Al contrario, invece, due cose comuni che hanno pianta e animale sono il nucleo, dove è presente il DNA, che contiene l'informazione genetica. È importante, perché quando vedremo la differenza fra adattamento e acclimatamento ci riferiremo proprio al contenuto del DNA, è il mitocondrio. Il mitocondrio è, con un luogo comune della biologia, definito la centrale energetica della cellula, ed è in sostanza quell'organello che è in grado di consumare i carboidrati per ottenere energia. Non ci soffermeremo sulla respirazione cellulare, anche se ci terrei tanto, visto che è uno dei miei principali motivi di studio, però insomma, quest'oggi parleremo d'altro. Ecco, quella che vedete rappresentata in maniera molto semplificata qui è una rappresentazione ideale della cellula vegetale. Allora, dicevamo che la funzione principale della pianta, che proprio a differenza degli animali, è la capacità di costruirsi la massa, la biomassa utile alla sua vita. Come lo fa? Attraverso la fotosintesi. La fotosintesi è una reazione biologica di tipo anabolico, cioè viene acquistata energia dalla pianta per mezzo del sole, che è l'energia luminosa. La pianta accoglie dentro di sé, attraverso gli stomi fogliari, da diossido di carbonio,
utilizza l'acqua che ha assorbito dalle radici e queste due molecole molto semplici, acqua e diossido di carbonio, vengono montate assieme, vengono ridotte per formare una molecola ben più grossa che è la molecola del glucosio, che lì vedete rappresentata come C6H12O6, perché è fatta da 6 atomi di carbonio, 12 atomi di idrogeno e 6 atomi di ossigeno. Questo processo comporta la liberazione di ossigeno. 6 molecole di ossigeno molecolare, quindi O2, vengono rilasciate. Ecco perché è importante per la nostra vita che ci siano le piante, perché le piante, oltre a fornirci il nostro alimento, ci forniscono l'alimento a tutta la catena alimentare del pianeta Terra, forniscono anche l'ossigeno che ci serve per respirare. Oltre a questa cosa, la fotosintesi forma anche una molecola di scambio energetico che è l'adenosin trifosfato, lì vedete semplificato come ATP, su cui non mi soffermo. Però ritorniamo sui carboidrati, su quella molecola di glucosio che è il precursore fondamentale di tutti i carboidrati. I carboidrati sono essenzialmente la costruzione della vita e non solo per la pianta. I carboidrati servono alla crescita perché dal carboidrato fotosintetizzato si ottengono tutte le altre molecole della vita, DNA, proteine, membrane, i carboidrati complessi stessi che formano la parete cellulare, l'energia, perché poi quel carboidrato, una volta ossidato, quindi una volta riportato alla funzione contraria della fotosintesi che avviene, come vi dicevo, nel mitocondrio, può produrre energia ed è questo di cui abbiamo bisogno noi animali. E infine, i carboidrati sono fondamentali per la risposta agli stress, cioè per far sì che la pianta riesca a sopravvivere a quelle minacce che la vita, l'ambiente in cui vive, in cui lei è ferma, ancorata, ogni giorno la sottopongono. Allora, un'altra cosa, funzione importante della pianta è il trasporto dell'acqua, perché la pianta deve assorbire l'acqua dalle radici e portarla fino alle foglie, dove, come vi dicevo precedentemente, serve la fotosintesi. Ora, pensate, come fa una pianta che potrebbe essere alta anche un centinaio di metri, come una sequoia gigante o un eucalipto, a portare l'acqua dalle radici fino a 100 metri? Serve un'energia enorme. Serve tantissima energia perché bisogna vincere la forza di gravità. Tenete presente che una forza di gravità corrispondente a 100 metri è una forza enorme. Allora, quando io ero ragazzino si diceva che questo avveniva per una forza di coesione e trazione. In realtà non è così. La forza che permette all'acqua di salire dalle radici alle foglie si chiama traspirazione. Infatti, la pianta perde continuamente acqua attraverso gli stomi, lo vedete nello schema in alto, che è uno schema semplificato della sezione di una foglia. L'acqua arriva entra nelle radici nel suolo, passa attraverso il legno, quindi i vasi che trasportano l'acqua all'interno del fusto, e arriva fino ai sempre i vasi xilematici, quindi quelli del legno della foglia. E lì un po' va utilizzata per la fotosintesi e un po' invece viene perduta. Ora, questa continua perdita di acqua, gli stomi sono aperti anche perché devono far entrare diossido di carbonio, quindi anidride carbonica per la fotosintesi, trascina continuamente, c'è proprio un effetto di traino, di trazione dell'acqua dalle radici e quindi dal suolo fino alle foglie. E pensate, questa pressione, che si dice pressione negativa, anche se c'è qualche fisico che mi ascolta, a dire pressione negativa è quasi una bestemmia, perché la pressione è forza su superficie, quindi matematicamente è sempre positivo, ma noi la interpretiamo in senso relativo, non in senso assoluto, e quindi diventa negativa. C'è questa forza di trazione continua, continua, continua. Però pensate, a un certo punto, se manca l'acqua, la forza di trazione cessa ed ecco che la pianta deve subire i danni che noi conosciamo come danni dovuti alla siccità. L'assenza di acqua, come vedremo, è uno dei problemi maggiori che devono affrontare le piante di alta quota per svariati motivi che vedremo in seguito. Adesso parliamo del concetto di riproduzione nella pianta, cioè la pianta, come tutti gli esseri viventi, ha come scopo ultimo quello di allargarsi nello spazio e nel tempo, quindi riprodursi con nuovi individui, figli di
di due genitori, o anche di un genitore solo nel caso della pianta, e aumentare la sua presenza nel territorio. Allora, come si riproduce una pianta? Beh, una pianta si riproduce sessualmente, come fanno anche gli animali, grazie agli organi sessuali presenti nel fiore. In genere i fiori delle piante sono dotati sia di organo maschile, cioè gli stami, che organo femminile, cioè l'ovario. A volte ci sono delle piante invece che hanno fiori monosessuali, ma non entriamo in merito di questo. Avvenuta l'impollinazione, l'ovulo femminile diventa un seme, e il seme viene avvolto da un tessuto secondario riproduttivo che è il frutto. Però le piante, diversamente dagli animali, posseggono dei tessuti che sono sempre attivi, che possono sempre riprodursi. Sono i cosiddetti meristemi. I meristemi si trovano nelle gemme apicale, ascellare delle foglie, e nella zona del colletto, cioè nella zona di scambio tra radici e fusto. In alcune piante anche i meristemi radicali, quelli di allungamento delle radici, possono dare gemme, ma sono piuttosto rari. Pensate che in tutta la flora d'Italia si conoscono solo due piante che hanno erbacee, due piante solo erbacee che hanno questa possibilità, legnose ce n'è un po' di più. Per cui è una cosa abbastanza rara, però può essere. Ora, questo fatto che la pianta può riprodursi da un punto di vista vegetativo, cioè creando una porzione di se stessa geneticamente uguale alla pianta genitrice, comporta una cosa che per noi è difficile capire, perché noi animali siamo individui singoli, staccati dall'ambiente, ci muoviamo, esistiamo come monomero, come unità unica, ma le piante non è così. Guardate questo disegno di Timo di montagna, Timus Precox, che è quello che si trova in alta quota. Anzi, approfitto, non l'ho detto prima, per ringraziare Anna Bottone, in arte Chantal, una nostra studentessa che adesso sta studiando in Svezia, bravissima disegnatrice, che nel corso dei suoi studi all'università frequentò il mio dipartimento come tirocinante, e come tirocinante si occupò di disegno tecnico delle piante. E questo timo che vedete, e anche la pianta di prima che vedevate, sono uno dei suoi bellissimi disegni. I disegni dove non vedrete niente di scritto, invece li ho fatti io, e si vede subito la differenza. Infatti la mia mano è molto peggiore. Ora, dopo i dovuti ringraziamenti a Anna, e dopo faremo anche ringraziamenti a altri amici che ci hanno dato i loro disegni. In particolare la prossima settimana vedremo i disegni di Giuliano Mainardis, che approfitterò per ricordare e ringraziare la prossima settimana. Allora, dicevamo, la pianta di timo, come vedete, ha delle piccole plantule che crescono sui suoi rami allungati, cioè dei rami allungati che scorrono nel terreno, da lì nascono nuove plantule. Nuove plantule che sono vegetative, cioè sono copie identiche al genitore dal punto di vista non dell'aspetto esteriore, bensì del DNA, cioè di quel pacchetto di geni che le ha formate. Allora, quindi noi pensiamo che la pianta, diversamente da noi che siamo individui, può essere gamete e ramet, dove per gamete si intende l'insieme di piante fra esse collegate derivanti da un'unica pianta madre, e per ramet invece si intendono i singoli individui che potrebbero anche essere autonomi se noi li tagliamo e li mettiamo in terra separati dalla pianta madre. Ora capite che parlare di individuo nella pianta non è semplice. Cos'è l'individuo? Il genet o ramet? Dipende da quello che intendiamo noi nella comprensione della pianta. Ecco che capite perché insisto nel dire dobbiamo metterci nei panni della pianta come fece Daphne. Perché questo è l'unico modo per capire che sono estremamente diverse da noi. E capire che sono diverse da noi, ma che sono degli esseri viventi, ci permette di riconoscere alle piante quella autonomia, dignità di oggetti utili alla vita di tutto il pianeta e anche quindi all'uomo. Allora, come vi dicevo, la pianta è legata al substrato in cui vive, quindi al suolo. Vive legata all'ambiente in cui è cresciuta, non può muoversi di lì. Di conseguenza, la sua crescita, quello che noi chiamiamo adattamento, cioè i milioni di anni di evoluzione che ha fatto sì che la pianta abbia quelle caratteristiche che permettano di crescere in quel punto, è una sorta di indicatore.
se la pianta vive lì, vuol dire che può vivere lì e in altri sistemi simili a quello dal punto di vista del suolo, della luce, del clima e dei fattori ecologici. Quindi quando noi vediamo una pianta in un certo ambiente, ci indica anche qualcosa, cioè ci indica le caratteristiche climatiche, pedologiche e anche, se vogliamo, biologiche di quel posto. Ci sono piante molto particolari che risiedono in ambienti molto piccoli, che sono estremamente indicative. Altre piante, invece, come il tarassaco, che crescono un po' dappertutto, ci indicano molto di meno. Però prendiamo questo concetto, perché è importante, perché poi nelle lezioni della prossima settimana in poi vedremo come riconosceremo degli ambiti specifici, che chiamiamo vegetazioni, come rappresentati da un certo tipo di piante, che possono crescere solo in quel dato ambiente. Allora, adesso passiamo dal concetto di pianta come organismo vivente legato al suo ambiente naturale a quello che dicevamo prima, concetto di adattamento e acclimatamento. Allora, a volte si usa adattamento per entrambe le cose. In realtà l'adattamento è l'insieme delle strategie morfologiche funzionali che la pianta, ma anche un animale, hanno evoluto nel corso di milioni di anni per riuscire a sopravvivere in un certo contesto. Mentre l'acclimatamento sono l'insieme delle modificazioni morfologiche e funzionali, quindi anche della capacità di vivere in un certo modo, quindi delle funzioni biologiche, che un individuo, in questo caso nelle piante l'acclimatamento è molto più importante che negli animali, non che negli animali non ci sia. Ad esempio, noi se entriamo in un ambiente caldo, all'inizio abbiamo caldo e ci spogliamo, poi pian piano ci adattiamo all'ambiente caldo. In realtà non ci adattiamo, ci acclimatiamo. Mentre per le piante l'acclimatamento è molto più importante, perché ve lo ripeto, le piante stanno ferme. Quindi l'adattamento è l'insieme delle caratteristiche genetiche nel corso dell'evoluzione ha portato una certa pianta a essere fatta in un certo modo dal punto di vista funzionale e dal punto di vista morfologico. Mentre l'acclimatamento è la capacità plastica della pianta di adattarsi da un punto di vista morfologico e funzionale alle variazioni dell'ambiente in cui vive. Esempio, voi sotto nell'immagine vedete a sinistra le foglie della biscutella levigata. La biscutella levigata è una pianta tipica delle praterie alpine, però cresce tranquillamente fino ai magredi della pianura friulana e di tutta l'Italia, direi. Allora, guardate, i peletti, la peluria fine che vedete nella foglia, forse riuscite a notare che c'è una peluria sottile nella foglia, è un adattamento, cioè è un qualcosa che l'evoluzione nel corso di milioni di anni ha portato ad avere nella foglia di questa pianta. Per quale motivo? Per ridurre la perdita d'acqua. Infatti, crescendo lei in ambienti poveri d'acqua, questa peluria, che crea una sorta di zona di compensazione umida sulla superficie fogliare inferiore, permette di trattenere l'acqua. Questo è un adattamento. Al contrario, le due immagini che vedete a fianco vi mostrano un acclimatamento. Infatti la biscutella al centro è una piccola pianticella alta 15 cm che si è acclimatata nei limi del torrente Slizza, quindi a Cave del Predil. No, del Rio del Mulino questo. Del Rio, come si chiama quello di Cave del Predil? Dello Slizza. Quindi è una pianta che cresce nel greto dello Slizza a 900 metri di quota. Quella che vedete invece a destra è una pianta alta 1,20 m che cresce nei prati magri di Codroipo. Ora, questo che vi faccio vedere, questa diversità di crescita, che poi corrisponde anche a una diversità di funzioni metaboliche, è l'acclimatamento. Mentre il fatto che abbia dei peli sulla pagina, in particolare sulla pagina inferiore della foglia, è l'adattamento. È un concetto importante, perché uno dipende dal messaggio contenuto nel DNA, che è l'adattamento, e deve avere una mutazione per avvenire, cioè deve cambiare lì all'interno del DNA. Nell'altro invece è già scritto nel DNA, però c'è una plasticità, cioè una coperta che si può tirare da una parte o dall'altra, a seconda delle variazioni ambientali. E per le piante è fondamentale questo, perché le piante non si muovono. Bene. Andiamo adesso nel merito delle piante di alta quota che andremo a discutere. Quali sono
le problematiche ambientali che deve affrontare una pianta di alta quota? Beh, sono le basse temperature, ovviamente, le escursioni termiche elevate, la carenza d'acqua, la carenza di nutrienti, la copertura della neve, che però, attenzione, come vedremo, diventa anche una cosa utile alla pianta, non solo, e può essere negativa e positiva, ma lo vedremo nelle prossime settimane. L'esposizione ai raggi ultravioletti, il periodo vegetativo limitato, la carenza di impollinatori efficaci e il pascolo degli erbivori. Allora, queste sono tutte problematiche che la pianta di alta quota in qualche modo deve affrontare. Qui le mettiamo a scopo introduttivo, ma poi le affronteremo singolarmente nei tre grandi ambienti che andremo a studiare, cioè le praterie alpine, i ghiaioni e le rupi. Adesso andiamo in un altro concetto, il concetto in qualche modo ho già anticipato di comunità vegetale. La pianta non vive da sola. La pianta vive in un sistema di altri esseri viventi, cioè di piante, animali, funghi e batteri, che creano una comunità di viventi. La comunità di viventi è sostenuta dalla comunità vegetale. Perché la comunità di viventi è sostenuta dalla comunità vegetale? Perché le piante sono gli individui, sono gli organismi autotrofi, cioè quelli che accumulano biomassa attraverso la fotosintesi. E la comunità vegetale può essere molto variegata, come può essere anche poco variegata. E anche qui vedremo delle differenze. Ma come si arriva alla comunità vegetale? Alla comunità vegetale si arriva attraverso le successioni. Che cosa sono le successioni? Le successioni sono dei cambiamenti di comunità vegetali nello stesso luogo nel corso del tempo. In sostanza si parte da suoli primitivi privi di vegetazione, arrivano le piante pioniere. Le piante pioniere accumulano biomassa con la fotosintesi, quindi arricchiscono suoli nutrienti. Su questo suolo devono innestare nuove comunità vegetali fatte di piante sempre ancora semplici, sempre piccoline magari, ma che hanno più biomassa e che quindi arricchiscono il suolo di nutrienti. Quindi il suolo si evolve e pian piano la comunità dei licheni diventerà comunità dei muschi, la comunità dei muschi diventerà comunità di piante erbacee, la comunità di piante erbacee diventerà comunità degli arbusti, la comunità degli arbusti diventerà boscaglia di piante arboree pioniere, fino ad arrivare al bosco, alla foresta, che rappresenta il sistema di massima complessità biologica e il sistema di massima biomassa, quindi l'ossido di carbonio accumulato sotto forma di zuccheri che poi sono trasformati in tutte le molecole della vita all'interno delle piante. Ma voi capite che questo accumulo non è un accumulo solo a livello di comunità vegetale vivente, ma anche di carbonio che viene immagazzinato nel suolo. E qui vedete questo schema rappresentativo tratto dall'Enciclopedia Britannica, che è stato gentilmente ridisegnato da mia figlia, in cui si vede questo fattore, dove dalla roccia madre, sulla quale si innestano i primi organismi pionieri, pian piano si forma il suolo e si arriva fino alla foresta. Ora, le successioni sono fondamentali. Che cos'è una successione? L'alternanza di diverse comunità vegetali in ordine crescente in termini di biomassa e complessità fino ad arrivare al punto massimo. Il punto massimo non si può andare oltre, è il punto in cui tutte le opportunità energetiche fornite dal sistema climatico e di suolo in quel punto sono totalmente utilizzate dalla comunità dei viventi. E questo si chiama climax. È un concetto estremamente importante perché è quello a cui arriverebbe il clima, se quello a cui si arriverebbe se non ci fossero disturbi di altro genere in atto. Attenzione, in questo massimo di complessità non consideriamo la biodiversità, perché se noi intendiamo biodiversità come massimo numero di specie presenti in un sistema, questo nei nostri climi temperato freddi non è al climax, bensì nella zona tra prato e bosco.
Non sto qui a spiegare il motivo, sarebbe molto interessante, però sappiate che i sistemi a più alta biodiversità negli ambienti temperati sono i prati e le praterie. Questo c'è cosa importante, ma allora anche le praterie alpine lo sono, sì, lo sono, sebbene le praterie alpine siano un climax. Un climax perché lì la temperatura è talmente fredda che non si va oltre. Mentre no, qui devo fare un piccolo appunto però, nelle foreste tropicali, nei climi tropicali invece, Amazzonia, Centro Africa, il massimo della biodiversità corrisponde al massimo di complessità, quindi al climax. Ora, andiamo a vedere una successione primaria che avviene nelle nostre montagne. Si chiama xeroserie primaria su rocce calcaree. Inizia con il ghiaione. Il ghiaione si stabilizza grazie all'apporto di biomassa delle piante che crescono sul ghiaione. A un certo punto la dinamica di scivolamento dei sassi che formano il macereto, il ghiaione dei clasti, come si dice, si blocca, si forma la cosiddetta prateria a losanghe, che noi chiamiamo firmeto, che è discontinua. Poi la prateria su losanghe, nel punto in cui diventa meno acclive, diventa prateria alpina vera e propria. Nel caso di ristagno idrico avverrebbe anche un ulteriore passaggio che consiste nell'acidificazione, acidificazione del suolo, perché la sostanza organica porta all'acidificazione, che porterebbe a una successiva forma di prateria, che è la prateria acida. Però probabilmente alcuni di voi adesso stanno dicendo: ma Valentino, ti stai dimenticando delle rupi? No, non me ne sono dimenticato. In realtà le rupi non sono in dinamica. Cosa vuol dire? Che dalle rupi non ci si muove. Perché non ci si muove? Perché non c'è la possibilità di formare substrato. Infatti la sostanza organica, la biomassa prodotta dalle specie delle rupi, viene continuamente trascinata verso il basso. E quindi non c'è possibilità di trasformare la rupe in qualcos'altro con il solo effetto delle piante. Affinché la rupe si trasformi in qualcos'altro deve avvenire una frana. Ecco perché ho messo quel segno di cesura netta tra rupe e ghiaione, perché rupe è un altro tipo di ambiente che non è un climax, ma è bloccato dal fatto che la roccia imposto non permette assolutamente l'accumulo di sostanza organica, di biomassa prodotta dalle piante, e di conseguenza non c'è una dinamica in atto. La dinamica inizia dal momento in cui la rupe si è sgretolata sotto forma di ghiaione. Dal ghiaione si passa alla prateria discontinua e la prateria discontinua si passa alla prateria continua. Concetto di climax, come vi dicevo prima, e qui adesso l'ho anche scritto, è il concetto di massima complessità ecologica raggiungibile dal sistema al netto delle condizioni climatiche e pedologiche in atto. Sottolineo climatiche perché poi vedremo che l'altitudine in realtà è indirettamente un cambiamento climatico. Affinché cambi il climax di un certo sistema, devono cambiare le condizioni climatiche di tutta la regione. Ora vi direte, ma sta già succedendo. Sì, sta succedendo, grazie ai cambiamenti climatici. E qualcosa, come vedremo nelle praterie alpine, purtroppo sta succedendo. Allora, il concetto di climax ci dice che la manifestazione vegetale massima, quindi, è diversa a seconda del clima. Ecco che nei nostri climi, se noi prendiamo un modello di distribuzione della vegetazione lungo un gradiente altitudinale, osserviamo che le vegetazioni potenzialmente presenti sono diverse. Infatti, in pianura e in collina abbiamo i boschi caducifogli, in montagna abbiamo i boschi di faggio e i boschi di abete, e poi abbiamo le cosiddette fasce degli arbusti contorti, che da noi sono quasi sono preponderanti a pino mugo, e poi abbiamo le praterie alpine. Questa suddivisione è dovuta al cosiddetto cambiamento adiabatico della temperatura. Infatti, in condizioni di tempi atmosferiche standard, di pressione standard, quindi quando non ci sono qualche problematica, adesso non entro nel merito, la temperatura si abbassa di 0,6 gradi centigradi ogni 100 metri e questo determina questo passaggio di diverse vegetazioni potenzialmente presenti. Questo passaggio lo chiamiamo cambiamento di fascia o piano altitudinale. E a noi cosa interessa? Interessa il passaggio tra piano montano superiore a quota
alta quota, che definiamo come al di sopra del limite degli alberi, cioè quando gli alberi cessano di crescere. Quindi chiudiamo questa prima lezione, questo primo seminario introduttivo sul concetto di fascia vegetazionale di limite degli alberi. Ecco qui un esempio delle vegetazioni climatiche delle varie fasce, quindi pianura collina, il Quercus carpineto, media montagna la faggio, alta montagna l'abieti peceta, limite degli alberi che da noi è rappresentato essenzialmente dal rododendro lariceto. Allora, il limite degli alberi, avete forse già capito che si può dividere in diverse cose, cioè nel limite del bosco continuo, limite degli alberi isolati, limite degli arbusti contorti e al di sopra delle quali avremo le praterie alpine, anzi le brughiere a mirtillo, rododendro e poi le praterie alpine. Dove si colloca questo limite degli alberi? Beh, dipende dalla zona climatica e anche dall'esposizione di versante, dalle Alpi occidentali rispetto alle Alpi orientali e così via. Friuli Venezia Giulia che è 2200 metri, anche molto più basso. Le Alpi centro-occidentali dai 2400 ai 2600 metri, negli Appennini si abbassa fino ai 1800 metri, per questioni climatiche di vario genere. Asia, Nord America, Africa, 3700-4000 metri. Ecco qua degli esempi di limite degli alberi che possiamo osservare nelle Alpi orientali. Un limite degli alberi rappresentato dal bosco continuo da abeti rossi, che poi si trasforma in ontani verdi nel versante nord del Monte Accomizza, quindi nel versante austriaco di Passo Pramollo. Il limite degli alberi a piccio faggeta, quindi a faggio misto da abete bianco a abete rosso, che vediamo nella Valzemola, quindi in fondo c'è il Monte Duranno. Il lariceto che abbiamo visto anche prima, qui lo vedete a cima dei Cacciatori, che poi lascia il posto alla Mugheta su sfasciume calcareo. E infine un aspetto molto particolare delle Dolomiti, che è rappresentato dal bosco di Pino Cembro. Chi Friuli il Pino Cembro, se lo trovate, sappiate che è stato piantato, non è una specie naturale, è stato introdotto durante le riforestazioni degli anni 60-70, anche qualcosina dopo. Qui vedete una bellissima immagine della Croda Rossa di Sesto presa da Prato Piazza. Però dicevamo, il limite degli alberi non è costante, cambia in funzione di cosa? Cambia in funzione della disposizione della catena montuosa, cambia in funzione della distanza dai grandi mari, cambia in funzione ovviamente della latitudine, ma cambia anche in funzione dei substrati. Infatti i substrati basici, quindi la dolomite e il calcare, come accade nelle nostre montagne prevalentemente, questo limite degli alberi si abbassa. Quindi in Friuli il limite degli alberi, come vi dicevo, è particolarmente basso. Può arrivare fino ai 1600 metri, come vedete in questa immagine, che rappresenta la Torre Comici. Questa qui è stata presa dal rifugio Flaiban Pancherini e in Val di Suola. E vedete il limite degli alberi molto molto basso. Come mai? Beh, perché siamo a nord, perché la Valle di Forni è una valle estremamente piovosa e questo mesoclima umido permette alle praterie di scendere e soprattutto perché la caratteristica delle nostre rupi, delle nostre rocce, che sono rocce carbonatiche, quindi calcari o dolomiti, portano la formazione di roccia imposto, quindi di rupi e ghiaioni fino a bassa quota, perché sono substrati fortemente erodibili dal punto di vista chimico. E quindi cosa accade? Che accade che non sono erodibili dal punto di vista fisico come i substrati silicatici, come accade nelle Alpi occidentali, centro-occidentali. E quindi noi abbiamo queste guglie, queste pareti, questi orridi, e questo ovviamente comporta che le piante arboree non possono spingersi più di molto in alto. Quindi dalla prossima settimana parleremo proprio degli ambienti che stanno al di sopra del limite degli alberi e in particolare inizieremo con quello che è la vegetazione climax, cioè le praterie alpine. Allora, io vi ringrazio tutti della vostra presenza, di essere stati così pazienti per ascoltare questo mio sproloquio. E per chi lo vorrà potremo continuare la prossima settimana parlando delle praterie alpine.
purtroppo siamo in tantissime e quindi non riusciamo a fare il dibattito a cui terrei tanto, ma sapete, se iniziamo a fare un dibattito potrebbe andare avanti fino a mezzanotte. Invito comunque tutti gli interessati, se avessero delle questioni da chiedermi, di inviare una mail al sottoscritto. E dipendentemente dai miei impegni professionali cercherò di rispondere a tutti, magari cerco di mettere assieme mail comuni a chi eventualmente ha lo stesso dubbio. Poi naturalmente, per chi volesse approfondire, io se mi trovo all'Università di Udine mi si trova facilmente.